C'è con una contestazione, i giocatori sotto la curva sud fischiati sonoramente, un tabellone che poteva essere alla portata della Roma, no? Per questo trofeo, una grande partita alle spalle, quella contro il Napoli, eppure stasera la Roma esce dalla Coppa Italia. Complimenti al Cremonese, hanno fatto due grandi vittorie contro il Napoli e contro la Roma fuori casa. È una Coppa che è strana, che pregiudica sempre le squadre che nell'anno scorso o non erano in Serie A come loro o che ne è rimasto nella parte bassa della tavola. Hanno ancora più merito per questo, vincerà Napoli, vincerà a Roma, meritatamente stanno in semifinale, complimenti a loro, noi paghiamo per un primo tempo orribile, un primo tempo veramente di un livello molto, molto basso. Dopo il secondo tempo un errore individuale, come nel primo, per il primo l'errore sta dentro del contesto del gioco, abbiamo giocato male, male. Nel secondo tempo è un errore fuori del contesto, un errore che fa 2-0 e dopo una buona reazione per loro va a difendersi con tanta gente e noi con poca fortuna perché potevamo perfettamente fare il gol prima, però già sta. Ho imparato da tanti anni a non piangere con sconfitta e a guardare la prossima. Eventualmente dire che la nostra rosa è una rosa che fa fatica con rotazione, fa fatica a giocare tre partite in una settimana, però pensiamo alla partita e in questa partita il primo tempo merita. La partita è finita e che altri possono commentare, altri possono avere le reazioni che vogliono avere, io il mio lavoro è che ho un'altra partita da giocare fra tre giorni e mi devo concentrare su questo. Il mister non vi ascolta, ma sono io che riferisco una vostra domanda. Ciccio Graziani, allora. Buonasera Mourinho, sono Graziani. Al di là di come ha spiegato la squadra e soprattutto il primo tempo, l'unica cosa che mi viene a pensare, la domanda che posso farti in questo momento, è che ti puoi essere pentito di non aver messo da subito i titolari, la cosiddetta la squadra più forte, visto l'obiettivo da dover centrare? Guarda, questo è sempre la vecchia storia del dopo partita, perché quando prima della partita, da due giorni, il Dipartimento Medico, il Dipartimento di Sport Science, che controllano tutte le situazioni di loading, di carico, ti dicono di molto, molto, molto obiettivo, che un giocatore A, B, C, D stanno in una zona di rischio e quando noi abbiamo un'altra partita sabato e non abbiamo una rosa che ci permette avere giocatori infortunati, ti fa pensare, se oggi gioca da titolare Paolo e adesso è fuori per un mese, possiamo dire ok, siamo felici perché magari stiamo in semifinale di Coppa, però perdiamo Paolo per un mese. Era Paolo, era Matic, era Tammy. Avete visto come Tammy e Matic ha finito la partita a Napoli. Un po' strano per me capire perché abbiamo giocato oggi e adesso giochiamo di nuovo sabato. Mi dicono perché domenica c'è una partita di rugby qua e non possiamo giocare domenica e non possiamo giocare lunedì perché lunedì il campo sarà distrutto, dobbiamo giocare sabato. Però per una squadra come noi, per giocatori che hanno qualche difficoltà a questo livello, è sempre la vecchia storia. Se non cambio giocatori, se si fanno male, è un problema. Se cambio giocatori e la squadra non gioca bene, è anche ovviamente un problema perché siamo stati eliminati. Però dopo 1100 partite, qualcosa così, come allenatore, il dopo partita è sempre una cosa molto,
molto soggettivo. Preferisco essere obiettivo e dire abbiamo giocato male, il primo tempo orribile, e abbiamo pagato per i nostri errori. Siamo squadra e non voglio neanche responsabilizzare il giocatore A o B che ha sbagliato qui o lì. Abbiamo sbagliato tutti e già sta. Molto chiaro e diretto. Prima di salutarla, solo una battuta al volo, perché oggi è stata ufficializzata la lettera scritta da Nicolò Zaniolo, che tende una mano per riappacificarsi con lei, con il gruppo, con tutta la famiglia Roma. Vuole commentare le sue parole? No, la proprietà è stata molto chiara e io non farò nessun tipo di commentario. Va bene, la ringraziamo. Grazie, mister. Grazie a voi. E dunque